Buonasera e benvenuti a Speciale Università. Ci occupiamo stasera delle attività, di una parte naturalmente delle attività di quello che era il Dipartimento di Scienze della Terra, ora Dipartimento di Fisica e Geologia, anche nell'assetto nuovo dei Dipartimenti dell'Ateneo di Perugia. Lo facciamo con il professor Roberto Rettori. Buonasera e grazie di essere qui con il dottor Marco Cherin. Grazie ad entrambi, peraltro ci siamo già incontrati in più circostanze e in più occasioni. Avete un periodo di attività abbastanza Intenso. movimentata, diciamo così, intenso. Un primo incontro che vi riguarda è in programma per sabato prossimo. Peraltro sentiremo poi un avviso anche all'interno delle news, della nostra rubrica L'agenda dell'Ateneo. Vi vede coinvolti in una situazione anche abbastanza particolare, no? Di tavola rotonda fra la mattina e il pomeriggio, Città di Castello. Sì. Allora, innanzitutto grazie a voi di averci invitato di nuovo, siete sempre molto vicini e disponibili alla nostra disciplina. Questa si tratta di un evento che si svolgerà a Città di Castello, all'Auditorium Sant'Antonio, ed è nato sotto il patrocinio della Società Paleontologica Italiana, insieme al Dipartimento di Scienze della Terra, e insieme ad un gruppo di amatori della paleontologia, di paleontofili, che ogni anno organizzano un piccolo evento. Quest'anno questo evento è diventato più grande, più importante, e si divide in due parti: una mattina prevalentemente dedicata alla didattica, quindi alla divulgazione della paleontologia, quindi diretta alle scuole, prevalentemente agli Certo. Tra l'altro ultimi anni ricordiamo della il scuola. tema, almeno di quest'anno, no? Sì, Che è adattamento ed in estinzione in biologia e biologia e paleontologia. paleontologia, cioè diciamo dei casi studio sull'adattamento o l'estinzione di alcune specie che durante l'evoluzione della vita nel nostro pianeta. E eventi che succedono regolarmente, che sono regolarmente conosciuti nella storia della vita, però vengono approfonditi attraverso alcuni casi particolari. Quindi la mattina, dicevo, è dedicata completamente alle scuole, soprattutto ai quarti e quinti anni delle scuole superiori, Certo. mentre il pomeriggio ci sono interventi particolarmente interessanti di ricercatori dell'Università dell'Ateneo Perugino, ma anche dell'Università di Roma, e cito anche la presenza del dottor Tassi, l'ex direttore del Parco Nazionale d'Abruzzo, che tratteranno alcuni casi particolari in relazione alla paleontologia e alla biologia, e quindi far vedere come sia nel passato che nel presente si verificano casi di estinzione o di adattamento di specie animali e vegetali. Certo, nella prima parte invece di questa giornata, ricordiamolo in programma sabato prossimo, sabato 11 gennaio, Città di Castello, c'è anche l'intervento del Vescovo di Città Sì, di Castello, quindi sì, sì, c'è un rapporto, sì. diciamo, almeno non per forza in una dialettica, ma comunque certamente in un confronto costruttivo fra scienza e fede, no? Assolutamente, questo è molto interessante per noi perché finalmente ci si incontra e si discute in modo forse abbastanza animosamente, ma anche in modo costruttivo sulla visione dell'evoluzione che ha la scienza e che ha invece la fede. Certo, Quindi certo. cerchiamo di vedere se ci sono dei punti di Beh, si accordo parte oppure sicuramente da punti di vista diversi, no? diversi, assolutamente Naturalmente. diversi, che non so se si incontreranno, però sicuramente Però almeno si confronteranno tra si loro, confrontano, questo già mi assolutamente sembra sì. Sì, molto infatti la disponibilità del importante. Vescovo è stata molto apprezzata da noi. Beh, lo Difficilmente in un credo. contesto scientifico paleontologico si verifica la presenza Questa di. presenza, invece ci sarà questa Sì. possibilità di confronto su temi del genere. Quindi ricordiamolo ancora, adattamento ed estinzione in biologia e paleontologia, evento incontro a Città di Castello. È anche periodo però di iscrizioni per la vostra scuola, no, dottor Cherin? Ricordiamo di che cosa si occupa questa scuola, a che edizione siamo giunti e quando scadono i termini per le iscrizioni. Siamo faticosamente arrivati alla quarta edizione, quindi abbiamo iniziato nel 2011. La scuola di paleoantropologia è un corso, full immersion, di una settimana in cui si cerca di insegnare, per quel che si può in un tempo così limitato, i principi base dell'evoluzione umana. Quindi si insegna appunto la paleoantropologia, quindi la paleontologia umana, cioè lo studio dei Certo. fossili dei nostri antenati, e
e una serie di altre discipline collaterali, quindi la paleoclimatologia, l'archeologia preistorica, l'archeozoologia, la paleontologia dei vertebrati, che è poi quello di cui mi occupo. Io vedo dal materiale che sto vedendo in questo momento in onda, sì, che è in programma tra la fine di febbraio e i primi giorni di marzo. Sì, sì, quest'anno di quest'anno, siamo... quarta edizione, come sì, giustamente ti diceva. Termini per le iscrizioni sino a... Le iscrizioni si sono chiuse, si dovevano chiudere il 7 gennaio, ma le abbiamo prorogate fino al 12. Quindi fino a lunedì prossimo. Ancora qualche giorno per iscriversi. Ricordiamo chi è rivolto. È rivolto prevalentemente a studenti universitari, dottorandi, assegnisti, borsisti, insomma ragazzi. Quindi laureandi e laureati, dottorandi e dottorati, quindi in fase di formazione. Però in realtà siamo aperti a tutti. Certo. La scuola è divisa in due livelli, abbiamo un livello base che è per l'appunto aperto a tutti e ogni anno abbiamo una buona partecipazione anche di amatori. Di esterni, sì, certo, sì, di appassionati, sì, della materia. Di cultori della materia, come alcuni tra l'altro dei personaggi che organizzano l'evento di Città di Castello, quindi sì. Le due cose si intrecciano. Si intrecciano, certo. Il secondo livello della scuola è dedicato esclusivamente a chi l'ha già seguita almeno una volta, quindi si tratta di persone che hanno già alle spalle almeno quella settimana di formazione. Certo, di formazione. Quali sono i costi? Vogliamo segnalarlo? La scuola ha un costo... Perché naturalmente questa è una domanda che gli interessati vi facciano... Noi ci vantiamo del fatto di essere riusciti nel corso degli anni a non aumentare il prezzo. Beh, questo è un vanto corretto, sì, visto anche insomma, i tempi che sì, corrono, no? Come si dice, quindi è un giusto vanto. La scuola costa 400 euro. Che non è una cifra, non è una cifra particolarmente eccessivamente elevata, pesante, comunque sostenibile. E l'altra cosa di cui andiamo molto fieri è che grazie alla convenzione con Adisu, con 50 euro di differenze, quindi 450, gli studenti hanno la possibilità di alloggiare nelle strutture. Ah, bene, per quella settimana, sì, quindi hanno soltanto 50 euro, esatto, di, possono venire da fuori, sì, evidentemente, e sopportare una spesa, esatto, di permanenza molto limitata. Il 90% degli iscritti viene da fuori Perugia, quindi... Ecco, quindi per loro è insomma, un argomento importante, certo, questo mi sembra di capire. All'interno di questa scuola è previsto poi una presenza sul campo, esatto, ecco, della quale abbiamo parlato anche in precedenti occasioni, sì, di cui abbiamo dei contributi che tra poco vedremo, che riguardano che cosa, che tipo di ricerca? La Tanzania. Sì, la scuola diciamo chiude il suo ciclo didattico con un workshop all'estero, in Tanzania, in Africa centrale, anzi in Africa orientale. Adesso iniziamo a vedere delle immagini peraltro bellissime, sì, insomma, su questi posti. Il workshop si tiene normalmente tra la seconda metà d'agosto e la prima di settembre, che è quello, diciamo, il periodo più agevole dal punto di vista, più favorevole dal punto di vista climatico, certo, perché non piove. E si svolge nella gola di Olduvai, che è uno dei siti più importanti al mondo per questa disciplina, quindi per lo studio della storia evolutiva del nostro gruppo, quello umano. E i ragazzi lì hanno la possibilità di soggiornare in un campo tendato, che è storico, perché è stato fondato negli anni 30 dai due coniugi che hanno dato origine alle ricerche lì, americani, nati in Africa entrambi, e si svolge con delle escursioni mattutine nella gola di Olduvai, che è un posto eccezionale perché i fossili e gli strumenti litici costruiti dagli uomini primitivi si trovano praticamente ovunque. I ragazzi fanno una raccolta superficiale, il pomeriggio si fanno dei laboratori in cui i pezzi raccolti, quindi fossili e strumenti, vengono identificati, classificati, quindi c'è un vero e proprio laboratorio. Un lavoro sul campo vero, perché si raccolgono reperti, sì, e quant'altro. Avendo il privilegio di farlo, appunto, ripeto, in uno dei posti in cui questa disciplina è nata. Certo, certo. Questo mi sembra, ripeto, un bellissimo privilegio, immagino, no, che esperienza sia per i partecipanti al vostro corso. Voi ci avete gentilmente portato, diciamo, una presenza per sì, certi versi inquietante, ma in realtà di studio di alcuni reperti, in realtà sono calchi, no? Immagino. A che cosa si riferiscono e perché sono strettamente collegati con il lavoro della scuola, per esempio? Beh, quando si parla di evoluzione umana, se si volesse sintetizzare l'evoluzione umana con qualche calco, ecco, questi potrebbero essere utili, perché qui si parte dallo scimpanzé attuale, il cranio di uno scimpanzé. Quello quindi quello chiaro sulla, sì, nostra io sinistra. Magari posso anche alzarmi. Sì, 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 grazie, perché metto almeno qui. Faccio tipo, ci illustra, tipo Houdini, ci fa un'illustrazione ancora più, sì, più puntuale di questi calchi. Questo è un cranio di scimpanzé attuale,
che è tra i primati il più vicino all'uomo dal punto di vista filogenetico, attuale, quindi. Dal punto di vista sì, evolutivo. Questi sono due australopiteci di vogliamo piccola ricordare taglia. Che cosa sono? Sì, questi sono alcuni tra i più antichi rappresentanti del nostro sottogruppo, quello degli ominini, cioè il gruppo cui appartiene Homo sapiens. Diciamo A che epoca appartengono quei calchi? Allora, queste due, questo è un calco in gran parte tra l'altro ricostruito della famosa Lucy. Questo sì. È uno dei meglio conosciuti scheletri di Australopiteco rinvenuti in Africa. Questo qui appartiene a un'altra specie ma abbastanza affine. Siamo intorno ai 3 milioni e mezzo di anni. Questo qui è un reperto di grande interesse perché è sempre un australopiteco, però... Sì, sottolineerei 3 milioni e mezzo di anni, sì. Insomma è un tempo per noi, forse bisogna soffermarsi, no? Su sì. Questo dilatatissimo, no? Che sì. Sembra davvero quasi vicino all'infinito, insomma, in ecco, effetti, io no? Magari... Per voi no, che ragionate, certo, io mi rendo conto che voi ragionate sulla base, insomma, di aree geologiche anche ben sì. diverse da queste, però a noi fa un po' impressione sentir parlare sì. di... Beh, in 3 milioni e mezzo di anni, diciamo che il tempo in cui questa evoluzione è avvenuta, gran parte di questa evoluzione avvenuta, si può collocare negli ultimi 7 milioni di anni, 7 milioni, 8 milioni. Ecco. Quindi il tempo in cui si è passati da questo a questo, se vogliamo. Quindi, insomma, anche questo è un periodo evidentemente sì, sì. enorme per noi, sì. insomma, lunghissimo. Qui siamo già di fronte a forme bipedi, di piccola taglia, morfologicamente simili ancora a un'antropomorfa come può essere lo scimpanzé, però sono già forme bipedi. Questo, dicevo, è sempre un australopiteco, però si può già un profano nota delle differenze rispetto a quelli di prima, perché fa parte di un sottogruppo diverso, ed è di particolare interesse perché è stato trovato, l'originale di questo, proprio al Dubai, dove facciamo il nostro campo estivo. Beh, notiamo delle differenze anche dimensionali, io direi, sì, no? Erano forme chiamate robuste, australopiteci cosiddetti robusti, perché avevano, come vedete, un cranio molto più massiccio, con una cresta qui sagittale molto sviluppata che, più o meno come nello scimpanzé, sta ad indicare la presenza di muscoli masticatori molto possenti. Ah, ecco. E una dentatura, non so se si riesce a vedere dalla... Sì, 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 assolutamente. Con dei molari estremamente sviluppati, molto grossi, molto più grossi di quelli dell'uomo attuale. Si pensa che questo sia legato in qualche modo alla dieta, probabilmente questi australopiteci si nutrivano di vegetali coriacei, tipo radici, semi, eccetera, quindi avevano evoluto questi adattamenti nella morfologia del cranio. Poi si passa al genere Homo, qui manca un piccolo tassello che è Homo habilis, che è la specie più antica del nostro genere. Passiamo a Homo erectus, questi due sono entrambi degli Homo erectus, uno africano, uno cinese, quindi asiatico. Ah, quello è asiatico? Sì, questo è un Homo erectus asiatico. Homo erectus è stata la prima specie appartenente al nostro gruppo ad essere uscita dall'Africa. Circa 1.800.000 anni fa, 1.500.000, insomma in quel periodo di tempo l'uomo, o quantomeno il nostro antenato, esce dall'Africa e colonizza per la prima volta tutto il vecchio mondo praticamente. Questo è un uomo di Neanderthal, che è un nostro parente abbastanza stretto, che è vissuto in tutta l'Eurasia nel corso di tempi geologici molto più vicini. Certo. E questo è Homo sapiens, attuale. Quindi questo siamo noi? Quello siamo noi, siamo sì. un po' noi, insomma. Sì, sì, sì. Ed è l'evoluzione da quello che sì. è comunque no, lo scimpanzé attuale, sì. l'evoluzione che la scienza, diciamo, della quale vi occupate... studia, no? ha in qualche maniera individuato appunto sì. come evoluzione da quella specie alla nostra sì. specie attuale. Cercando invece... sempre di ricordare che l'evoluzione non è necessariamente un fenomeno graduale, quindi non è assolutamente detto che da questo si è giunti a questo in modo per passaggi successivi. Ecco, questa è una cosa che va spiegata, perché in realtà si ritiene no, comunemente che cioè, nella nostra mente il concetto di evoluzione è un fenomeno invece graduale. Sì, viene visto spesso come un fenomeno graduale, invece, anche perché è più facile immaginarselo così. In questo così. Caso non è così scontato. No, l'evoluzione umana è uno degli esempi più lampanti di albero con un sacco di rami che a un certo punto si sono interrotti, non è una linea continua. Le linee evolutive qui, molte di queste linee si sono interrotte senza discendenza, per esempio questa forma non ha avuto nessun discendente, l'uomo di Neanderthal non ha avuto nessun discendente, noi non siamo
i figli degli uomini di Neanderthal. Abbiamo anche convissuto con i Neanderthal. La spiegazione che ci si è dati a questo qual è? Beh, probabilmente se cioè ne parlerà... Cioè l'interruzione senza nessun prosieguo, nessuna evoluzione graduale da una quello che tipologia accade all'altra. Normalmente in biologia, le specie si estinguono. Ne parleremo durante l'incontro di sabato, certo. Le specie, tutte, animali, vegetali, si estinguono, hanno una loro vita sulla Terra. Semplicemente un certo punto, si estinguono. Sì, a un certo punto si estinguono perché evidentemente non riescono più ad adattarsi all'ambiente che cambia. L'ambiente non rimane mai o quasi mai costante. Accadono delle perturbazioni che portano alla fine di delle varie linee. La nostra c'è ancora. C'è ancora, insomma. Sì. Ci auguriamo che insomma rimanga naturalmente e che sia capace di adattarsi. Sì. Al mondo che cambia. Sì. Questo è un po' una parte di quello sì. di cui ci si occupa all'interno della scuola di paleoantropologia, ma insomma immagino sia appunto solo una parte, perché sì. insomma lo spettro è molto ampio e direi estremamente affascinante. Perché è così affascinante, secondo voi, lo studio di queste materie? Voi che ne avete fatto insomma la vostra professione, no? Il vostro lavoro in realtà. Beh, io non so dare una risposta, veramente è una passione che nasce. Poi devo dire che la nostra è una disciplina talmente ampia che abbraccia certo. talmente tanti aspetti che è difficile dire la motivazione per cui uno la sceglie, nel senso che va da organismi microscopici fino all'uomo, fino ai grandi mammut, ai grandi... Beh, immagino la grande curiosità no, vi abbia animato cioè, fin dall'inizio. C'è la curiosità enorme, il fatto che anche la letteratura è sempre stata pervasa di mistero da questo punto di vista, penso ai dinosauri, penso ai mammut, certo. penso appunto all'evoluzione dell'uomo, e quindi fin da piccoli uno si appassiona a questo. Però io devo dire che io sono molto orgoglioso del nostro gruppo perugino, perché il gruppo che abbiamo si occupa di tantissimi aspetti della paleontologia e lo fa in modo assolutamente molto, molto rigoroso e molto riconosciuto anche a livello nazionale e internazionale. E devo dire che questo per noi si riflette in un numero di studenti piuttosto alto, in un numero di tesi, di ragazzi che si appassionano piano piano, quindi magari non avevano questa passione certo. fin dall'inizio, ma poi la acquisiscono. E quindi insomma cerchiamo di tenerci delle persone per poi crearci un'equipe di ragazzi che ci aiutano giorno per giorno, quindi e noi andiamo avanti grazie anche a loro, gli studenti che certo, ci questo seguono. mi sembra giusto. Stiamo ancora vedendo delle bellissime immagini che riguardano la vostra presenza no, in Tanzania, connessa sì. alla scuola naturalmente. A questo proposito... E poi vediamo anche, credo da qui in poi, delle immagini, delle fotografie relative alla realizzazione di un filmato, no, sì. di un documentario. Sì, questo è un altro progetto di cui veramente andiamo molto fieri, perché dopo 4 anni di sforzi nell'organizzazione della scuola di paleoantropologia siamo quasi pronti con l'uscita del primo prodotto didattico della scuola, che sarà un documentario dedicato proprio alla gola di Olduvai, quindi a questo sito incredibile dal punto di vista scientifico ma anche naturalistico e culturale, perché sta al centro delle più importanti aree protette della Tanzania, che sono tra le più importanti dell'Africa. Certo. È culturale perché è un posto in cui in realtà l'uomo non si è mai spostato, perché oggi i Masai che vivono lì non sono altro che i discendenti di quelli, insomma, dei nostri antenati. E siamo riusciti, anche qui con grandi sforzi, a finanziare questo progetto. Ci siamo recati a Olduvai in una piccola troupe a settembre scorso. Abbiamo realizzato le riprese, adesso il documentario è in fase di montaggio, quindi non vediamo l'ora Stiamo di infatti vederlo. Vedendo la fase appunto di realizzazione sì, pre-montaggio, no? Il lavoro che starete facendo sì. immagino adesso in post-produzione, come si dice tecnicamente, sì. avendo fatto il lavoro di realizzazione del materiale invece naturalmente sul posto. Sì. E quali sono gli aspetti più importanti? Poi ce ne occuperemo, perché immagino che lo presenterete, questo documentario, con tutti... i crismi no? che, mm-hmm. che un'iniziativa del genere merita, gli aspetti principali che questo filmato andrà a sottolineare. Abbiamo pensato a questo documentario come un... anzi abbiamo pensato di dedicarlo a Olduvai,
Perché Olduvai è un posto in cui si intrecciano un sacco di storie. Si intreccia la storia dell'uomo, perché a Olduvai è esposta una sezione stratigrafica praticamente continua che va da 2 milioni di anni fa fino a oggi, e in ogni livello è possibile trovare resti umani, quindi ossa e strumenti realizzati dall'uomo. Quindi si ha proprio un libro aperto sull'evoluzione umana in modo continuo. Quindi c'è la storia dell'uomo, c'è la storia delle ricerche, perché è il sito dove la paleoantropologia moderna è nata. Quindi lì, a partire dall'inizio del Novecento, sono iniziate le scoperte ed è iniziata una scienza, praticamente. Anzi, tra l'altro, piccola parentesi, dicembre 2013, quindi un mese fa, c'è stato il centenario del primo ominide trovato a Olduvai, che risale al 1913. Quindi storia dell'uomo, storia delle ricerche, storia degli strumenti, appunto, perché si possono ritrovare questi strumenti, storia delle faune e delle flore che hanno accompagnato l'evoluzione umana, perché in questi molti sedimenti che si intrecciano, sì, che si sovrappongono, in questi sedimenti si legge anche come è cambiato l'ambiente, studiando le rocce si scopre com'era l'ambiente. E in quel posto lì basta guardare un attimo prima per terra e un attimo dopo davanti a sé per vedere i discendenti attuali delle faune che trovi fossili per terra, quindi è certo. Un posto incredibile, non poteva non attrarre la... Ci occuperemo allora di questo documentario, sì, quando sarà pronto, naturalmente. Sì, sì. Una cosa che volevo dire, a parte, vede, questa è la passione che muove. Sì, no, l'abbiamo sempre riscontrata ogni volta che vi abbiamo incontrato, allora, su questo non c'è davvero nessun dubbio. Volevo dire che questa scuola è sicuramente il risultato dello sforzo che abbiamo fatto a Perugia, ma è anche il risultato dell'appoggio di tante persone che ci aiutano, certo, che sono i migliori paleoantropologi italiani, penso alla professoressa Ricards di Roma, per esempio, per la paleoantropologia molecolare, il professor Manzi per la paleoantropologia morfologica, che ogni anno vengono anche a titolo gratuito, tra l'altro pagando tutto da soli, e vengono e tengono le loro lezioni e sono sempre molto apprezzati, quindi i docenti vengono da un po' da tutta Italia e anche dall'estero. E quindi c'è uno spazio molto ampio di scelta per le persone che partecipano. Direi che è una cosa molto importante da sottolineare questa, io perché evidentemente sì. La passione non riguarda solo il gruppo di Perugia, ma in realtà sì, moltissimi studiosi sì, di queste sì, materie che lavorano anche in sì, altri Atenei sì, e che si sì, rendono disponibili. Anche perché una cosa così si realizza solo se c'è l'aiuto, certo, di se c'è il supporto umano e accademico che prescinde dal guadagno, sì, no, dal profitto, sì, ma che è proprio dettato sì, dall'amore sì, e dalla passione per queste materie. E la tendenza, che ovviamente hanno un ruolo fondamentale. E certo, che naturalmente vi immagino vi sostengano, come sì, penso sia giusto sì, in questi casi. Io vorrei ricordare ancora che i termini per le iscrizioni scadono al lunedì prossimo, 13 gennaio, per la Scuola di Paleoantropologia. Abbiamo riepilogato i costi, che sono molto contenuti, direi, considerando anche la possibilità di essere ospitati dall'ADISU con 50 euro quasi forfettario per tutto il periodo di frequenza del corso, e poi il workshop sul posto nei mesi di agosto settembre, abbiamo visto in quali bellissimi luoghi, insomma, quindi mi sembra un'occasione che vale la pena di essere sfruttata. Io vi ringrazio ancora molto. Grazie per essere stati nostri ospiti. Ricordo che appunto il dipartimento che vi riguarda non è più Scienze della Terra, no, ma è da pochi giorni sì, in realtà Fisica e Geologia. Ringrazio il professor Roberto Rettori e il dottor Marco Carin. Buon lavoro per la scuola intanto, grazie ancora a voi. La trasmissione, come di consueto, prosegue con l'agenda dell'Ateneo, nell'ambito della quale c'è anche l'annuncio relativo all'evento di sabato prossimo, che coinvolge anche i nostri ospiti a Città di Castello, e a seguire parleremo invece di complessità naturale e non ed intelligenza artificiale. Farà tappa a Perugia venerdì 10 gennaio presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia il 7° incontro del ciclo di aggiornamento tecnico-scientifico sulle nuove sostanze psicoattive. È promosso dal Dipartimento delle Politiche Antidroga della Presidenza del Consiglio dei Ministri in collaborazione con l'Istituto Superiore di Sanità, il Centro Antiveleni di Pavia, il Dipartimento delle Dipendenze delle ASL 20 di Verona, i RIS dell'Arma dei Carabinieri, la Polizia Scientifica e l'Agenzia delle Dogane.
Durante l'incontro verranno resi noti i dati sui consumi delle sostanze stupefacenti nella città di Perugia. I lavori, dopo la registrazione dei partecipanti, prenderanno il via alle ore 9.30 nell'aula 9 edificio B. Interverranno Giovanni Serpelloni, capo del Dipartimento Politiche Antidroga, Mauro Bacci, ordinario di medicina legale e direttore della sezione di medicina legale dell'Ateneo di Perugia, Claudia Raimondo del Sistema Nazionale di Allerta Precoce, Teodora Macchia, Istituto Superiore di Sanità, Carlo Locatelli, responsabile del centro antiveleni di Pavia e fra gli altri Adolfo Gregori, carabiniere delle investigazioni scientifiche RIS di Roma. L'Auditorium Sant'Antonio di Città di Castello sabato 11 gennaio ospiterà un importante evento di divulgazione scientifica incentrato sul tema adattamento ed estinzione in biologia e paleontologia. La giornata, dedicata a conoscere il passato per affrontare il futuro, sarà divisa in due fasi. Una sessione mattutina riservata agli studenti delle scuole secondarie e una sessione pomeridiana di carattere più specialistico, aperta a chiunque fosse interessato a dialogare con i relatori sui temi dell'evoluzione biologica e delle estinzioni. Saranno presenti all'incontro con le scuole, moderato da Stefano Bartolucci e introdotto da Elena Ghezzo, il biologo Marco Bani, paleontologi Stefano Dominici, Università di Firenze, Marco Cherin, Ateneo di Perugia, Monsignor Domenico Cancian, vescovo di Città di Castello e l'antropologo Luigi Bini. Nel pomeriggio, alla tavola rotonda, moderata dal professor Roberto Rettori, interverranno Marco Cherin, Franco Tassi, Federico Venturi, già docente dell'Ateneo Perugino, Davin Iurino e David Bertè, Università Roma La Sapienza, Emma Bricchi e Gianfranco Mincigrucci, Ateneo di Perugia. Con FIMI Impresa Umbria, Associazione Piccole e Medie Imprese dell'Umbria, mette a concorso un premio di laurea annuale intitolato al professor Massimo Paoli, già docente ordinario di Economia e Gestione delle Imprese di Economia e Management dell'Innovazione presso la Facoltà di Economia dell'Ateneo di Perugia, da assegnare a una tesi di laurea o di dottorato avente ad oggetto le associazioni di categoria delle imprese. Quali prospettive per il futuro? L'importo del premio è pari a 1.000 euro. Possono concorrere all'assegnazione i laureati e dottori di ricerca di università italiane che abbiano discusso le relative tesi non prima dell'anno 2013. Le domande di partecipazione redatte in carta semplice e indirizzate a Mario Brustenga, presidente dell'Associazione Piccole e Medie Imprese dell'Umbria, via della scuola 118-06-135 Perugia, dovranno pervenire entro il 31 ottobre 2014.